L'American Pitbull Terrier, comunemente chiamato Pitbull, è un cane eccezionale. La struttura fisica agile e potente si fonde con una volontà di apprendere tra le più elevate nel mondo canino. Il temperamento forte e deciso, unito a un carattere equilibrato, si traduce nella capacità di affrontare qualsiasi situazione con consapevolezza e determinazione. È infatti un animale versatile, che raccoglie in sé molteplici qualità. La notevole muscolatura, raccolta e scattante, e una presa mascellare fuori dal comune lo rendono un temibile cane da difesa. Il naturale senso di attaccamento al padrone e alla proprietà consente di addestrarlo alla guardia e alla sorveglianza del territorio. La spiccata intelligenza e la grande capacità di apprendere gli permettono di essere anche un ottimo cane di utilità, specializzabile nei più delicati compiti di soccorso, protezione civile, salvataggio in acqua. L'American Pitbull Terrier non è una razza riconosciuta dalla Federazione Cinologica Internazionale. Non esiste dunque uno standard ufficiale, ma una serie di norme elaborate da alcune associazioni americane e da esperti cinofili che hanno stilato le caratteristiche specifiche ideali della razza. Visto di lato, il Pitbull deve essere quadrato, cioè la distanza tra la spalla e l'anca deve essere uguale alla distanza tra la spalla e il suolo. La testa può avere varia conformazione, comunque vista dall'alto e di lato è a forma di cuneo, vista di fronte è rotonda e deve occupare 2/3 della larghezza delle spalle. La distanza fra l'estremità della testa e lo stop è uguale a quella fra lo stop e la punta del naso. Inoltre, tra l'inizio della testa e la mandibola deve esserci una buona profondità. Il cranio è piatto e ampio all'altezza delle orecchie, con guance prominenti e senza rughe. Il muso è squadrato, ampio e profondo, con mascelle ben pronunciate e molto forti. La chiusura è a forbice, cioè i denti superiori devono chiudersi sul lato esterno dei denti inferiori. Le orecchie devono stare alte sulla testa ed essere libere da pieghe. Possono venire tagliate o restare integre. Gli occhi sono rotondi, lontani fra loro e situati nella parte bassa del cranio. Qualsiasi colore è ammesso. Il naso ha narici larghe e ampie. Il collo è muscoloso, leggermente arcuato e senza pieghe. Le spalle sono forti e muscolose, leggermente più ampie della gabbia toracica, con scapole larghe e discendenti. Il dorso è corto e forte, leggermente discendente sul groppone e arcuato ai lombi, che devono essere appena piegati. Il torace è profondo, la sua efficienza è infatti tanto maggiore quanto più è in grado di contrarsi ed espandersi. Le costole sono serrate e ben evidenti, quelle posteriori devono essere molto ampie. La coda è corta se paragonata alla taglia, si assottiglia verso il fondo. Viene portata bassa e non deve essere trascinata. Le code mozzate non sono accettate. L'anteriore è pesante e solido. Il posteriore denota un'anca lunga, inclinata e larga per garantire maggior potenza. Le zampe sono grandi, rotonde, con pastorali diritti, verticali e ragionevolmente forti. I piedi sono di misura media. Le cosce sono lunghe, con muscoli sviluppati. I garretti bassi e diritti. Il movimento è leggero ed elastico e non deve apparire goffo e rotolante. La pelle è spessa e irregolare, senza pieghe, aderente ovunque tranne che intorno al collo e al torace. Il mantello è lucido, con pelo corto e ruvido al tatto. Ogni colore o disegno è permesso. Il peso può variare dai 13 ai 23 kg per le femmine e dai 16 ai 27 kg per i maschi. Il pitbull è un cane impegnativo. La simpatia e la tenerezza che ispira non devono essere determinanti nella scelta di un cucciolo. I fattori discriminanti sono essenzialmente l'età, il sesso, la salute e il temperamento. Salvo casi rarissimi nei quali si desideri avere un cane già addestrato o un affermato campione di mostre ed esposizioni, è sempre bene acquistare un cucciolo intorno ai 2 mesi di vita, perché questo è il periodo più importante nella formazione del carattere e dell'imprinting. A questa età il cane si abitua facilmente al nuovo ambiente e supera alla svelta lo stress dell'abbandono della madre e dei fratelli. Nei suoi primi 6 mesi di vita il cucciolo matura, pone le basi del suo sviluppo come animale sociale ed è opportuno che lo faccia accanto a colui che sarà il suo padrone per il resto della vita. Un cane adulto è già indipendente e la sua educazione richiede molta più pazienza, sensibilità ed esperienza. Inoltre, se avesse alle spalle un passato di maltrattamenti o di pessima educazione, il suo comportamento potrebbe essere imprevedibile e quindi pericoloso. Tra maschio e femmina non esistono sostanziali differenze caratteriali, mentre ci sono alcune ovvie differenze fisiologiche. La femmina va in calore generalmente 2 volte all'anno, per un periodo variabile tra i 10 e i 20 giorni. Il maschio, invece, non ha periodi di calore, ma è sufficiente la presenza, anche nel raggio di chilometri, di una femmina in estro per renderlo estremamente irrequieto e pronto a scappare pur di trovarla. Non bisogna lasciarsi intenerire dal cucciolo più timido e spaventato, poiché probabilmente tale atteggiamento è dovuto a problemi di salute o di carattere. Quindi non scegliete il cucciolo più apatico, quello troppo piccolo rispetto agli altri, quello troppo magro, e fate attenzione ai segni fisici di evidenti malesseri, come difficoltà nei movimenti, ventre teso o gonfio, occhi cisposi, mucose non rosee, tartufo secco, orecchie sporche o maleodoranti. È molto importante, considerata la particolare forza e la naturale aggressività del pitbull, dedicare la massima cura all'analisi del temperamento del cucciolo, che già all'età di 50 giorni si può testare per avere utili indicazioni sulle future attitudini comportamentali. Il test di Campbell è il più noto test caratteriale. È bene sottoporre il cucciolo che si intende scegliere alle varie prove del test per capire se le sue qualità caratteriali sono adatte all'ambiente familiare al quale è destinato, tenendo presente che le indicazioni fornite dal test evidenziano solo la tendenza comportamentale del cucciolo e non possono prevedere l'influenza che i fattori ambientali, le prime esperienze e l'educazione impartita dal padrone eserciteranno sulla sua crescita. È bene analizzare un cucciolo per volta, rispettando le seguenti regole. La persona che esegue il test deve essere sconosciuta al cucciolo. Non deve parlare al cucciolo per tutta la durata del test. Deve maneggiarlo sempre con dolcezza. Non preoccuparsi se sporca durante il test e pulire solo dopo averlo riportato nella cuccia. Il test si divide in 5 parti. 5 situazioni che il cucciolo dovrà affrontare in totale libertà e tranquillità, senza essere distratto da rumori o dalla presenza di altre persone. Si annotino le sue risposte agli stimoli. I risultati ci forniranno delle preziose indicazioni sul suo temperamento. Preparate una tabella per ogni prova del test, divisa a sua volta in 5 parti. La prima prova riguarda l'attrazione sociale. Appena entrati nell'area destinata al test, mettete il cucciolo al centro, Allontanatevi di qualche metro nella direzione opposta a quella da cui siete arrivati, piegatevi sulle ginocchia e battete piano le mani per attirare la sua attenzione. Se viene subito, ha la coda alta, fa le feste, mordicchia le mani, annotate MD, che significa molto dominante. Se viene subito e gratta le mani con le zampe, annotate D, che significa dominante. Se viene con la coda bassa, annotate S, che significa sottomesso. Se esita e arriva timoroso, segnate MS, molto sottomesso. Se non viene affatto, segnate I, inibito. La seconda prova riguarda l'attitudine a seguire. Partendo da un punto vicino al cucciolo, allontanatevi da lui a passo normale. Se segue immediatamente, ha la coda alta, viene tra i piedi e cerca un contatto, annotate MD. Se segue immediatamente e viene tra i piedi, segnate D. Se segue immediatamente ma in atteggiamento sottomesso, annotate S. Se segue esitante con la coda bassa, segnate MS. Se non segue affatto o se ne va, segnate I. La terza prova esamina la risposta alla costrizione. Rovesciate delicatamente il cucciolo sulla schiena e, ponendogli una mano sul petto, trattenetelo in questa posizione per 30 secondi. Se si ribella violentemente, si divincola, morde, segnate MD. Se si ribella e si divincola, annotate D. Se si ribella, poi si calma, segnate S. Se non si ribella e lecca le mani, annotate MS. Se resta immobile e mostra timore, segnate I. La quarta prova riguarda la dominanza sociale. Accarezzate il cucciolo cominciando dalla testa e scendendo sulla schiena verso la coda. Se vi salta addosso, gratta con le zampe, cerca di mordere, segnate MD. Se vi salta addosso, gratta con le zampe, annotate D. Se si volta, vi lecca le mani, segnate S. Se si gira sulla schiena e vi lecca le mani, annotate MS. Se si allontana timoroso, segnate I. L'ultima prova esamina la dominanza mediante sollevamento. Prendete il cucciolo sotto la pancia con le dita intrecciate e i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Tenetelo sollevato a una spanna dal suolo per 30 secondi. Se si ribella violentemente, ringhia, morde, segnate MD. Se si ribella violentemente, annotate D. Se si ribella, poi si calma, segnate S. Se non si ribella e vi lecca le mani, annotate MS. I risultati si interpretano nel modo seguente. 2 o più risposte MD e vari D indicano un cucciolo con tendenza a reagire in modo dominante o aggressivo e quindi un possibile futuro cane mordace. Può dare risultati affidabili nel lavoro di guardia e difesa solo se affidato a persone molto esperte e profonde conoscitrici della psicologia canina. Non è un cane da tutti. 3 o più risposte D indicano un cucciolo che tende a primeggiare e a essere dominante. È il miglior cane da lavoro, con le doti necessarie per diventare un ottimo allievo, senza eccessi in alcun senso, e adatto anche a chi non è espertissimo, specie se le altre risposte sono S e non MS. 2 o più risposte MS unite a risposte D danno invece un cane insicuro e non adatto a mani inesperte. 3 o più risposte S indicano un cucciolo che si sottomette volentieri, facilmente educabile e addestrabile. Non sempre però possiede le doti necessarie al lavoro di guardia e difesa. 2 o più risposte MS insieme a 1 o più risposte I segnalano un cucciolo estremamente sottomesso, poco adatto al lavoro. Occorrono una mano molto esperta, estrema pazienza e dolcezza per l'addestramento. 2 o più risposte I, specie se una riguarda la dominanza sociale, caratterizzano un cucciolo difficile, timido e inibito verso l'uomo. Se le risposte I sono mescolate a risposte MD o D, può essere un cane squilibrato che per paura potrebbe aggredire. Per poter instaurare un legame di stima e affetto con il proprio cane e anche capire il perché di tanti suoi comportamenti, è indispensabile riuscire a interpretare correttamente il significato dei suoi atteggiamenti, delle sue espressioni, dei suoi guaiti. Il cane possiede un olfatto enormemente superiore a quello dell'uomo. È il suo senso più sviluppato e dunque uno dei suoi migliori strumenti di comunicazione. Non per nulla, quando due cani si incontrano, fanno reciproca conoscenza annusandosi. Generalmente stabiliscono un primo contatto avvicinando il muso l'un l'altro, quindi si fiutano nell'area anogenitale, grazie alla quale decidono il tipo di rapporto da instaurare. Il cane emette odori di varia natura, ognuno dei quali ha un preciso significato, che viene perfettamente interpretato da ogni suo simile. Con l'orina o con le feci marca il proprio territorio, vale a dire ne stabilisce i confini come se lo delimitasse o se installasse dei cartelli che specificano la proprietà. È in genere un segnale di avvertimento diretto agli altri cani, in modo che sappiano, passandoci accanto, che stanno attraversando un territorio su cui qualcun altro esercita il comando. In casi particolari, la femmina in calore marca con la propria orina allo scopo di rendere nota la sua presenza e la sua disponibilità ad accoppiarsi. Il comportamento del maschio in tali circostanze è inequivocabile, dato l'elevato potere di attrazione che tale richiamo esercita su di lui. Trovandosi di fronte a un segnale di questo tipo, il maschio generalmente dimostra una fortissima inquietudine, persiste oltre ogni misura nell'annusare la traccia, rizza il pelo ed è percorso da fremiti di eccitazione, mentre con lo sguardo spazia il più lontano possibile e con il naso fiuta avidamente l'aria in ogni direzione. Spesso è necessario mettere subito il guinzaglio al maschio, perché libero potrebbe trasgredire gli ordini del padrone, anche se perfettamente addestrato. L'invito all'accoppiamento è un irresistibile richiamo naturale. L'importanza dell'orina nell'emettere segnali specifici è dimostrata anche dalla sua funzione di rappresentare il livello gerarchico di un individuo, con la sua posizione più o meno dominante sul territorio. Maschi e femmine, da cuccioli e cuccioloni, orinano nello stesso modo. Il comportamento si differenzia quando i soggetti divengono adulti e i maschi alzano la gamba per emettere il liquido, sporcando quindi più in alto di un giovane. La tendenza del pitbull, per esempio, a indirizzare il getto di orina il più in alto possibile, dimostra la generale tendenza predominante del suo carattere rispetto a quello di altre razze. Caratteristica resa evidente dal fatto che anche molte femmine di pitbull, quando orinano, mimano il comportamento del maschio. L'emissione di orina può anche indicare specificamente sottomissione. È il caso del cucciolo che non si trattiene davanti a un adulto, o a volte è tipico di soggetti particolarmente remissivi nei confronti del padrone. Un altro sistema di marcatura del territorio è rappresentato dallo scavare buche o raspare il terreno. Sotto le zampe del cane, in mezzo alle dita, sono presenti speciali ghiandole in grado di secernere leggere tracce di una sostanza odorosa facilmente percepibile dai suoi simili, se appositamente sparsa sul terreno. La vista è un senso molto meno sviluppato dell'olfatto e in condizioni normali è inferiore rispetto a quella umana. Tuttavia i cani riconoscono meglio dell'uomo gli oggetti in movimento anche a notevoli distanze. Ci vedono meglio in condizioni di scarsa illuminazione, hanno un campo visivo complessivamente superiore, anche se hanno minori capacità di distinguere i colori. Se l'uomo è tagliato fuori da ogni possibilità di interazione con la comunicazione olfattiva del cane, non così accade con quella visiva. Non solo l'animale è in grado di leggere i gesti e le espressioni del padrone, ma anche quest'ultimo può interpretare la mimica e gli atteggiamenti del cane. Nei suoi primi mesi di vita, il cucciolo impara il linguaggio del corpo grazie al contatto ravvicinato con la madre e i fratelli. Assimila così una serie di conoscenze che utilizzerà per tutta la vita, sia per esprimere determinate intenzioni o stati d'animo, sia per comprendere atteggiamenti altrui. Il cane disposto al gioco, flettendosi sulle zampe posteriori, si piega leggermente indietro, scodinzolando e compiendo piccoli balzi. Quello che vuole segnalare la propria sottomissione abbassa le orecchie, pone la coda tra le zampe oppure offre a chi gli sta di fronte il ventre e la gola, vale a dire le zone più vulnerabili del corpo. Se invece vuole dimostrare dominanza, rizza il pelo, mostra i denti, alza la testa, tende la coda e si irrigidisce, spesso ringhiando. Il più importante indicatore dello stato d'animo di un cane sono sempre le orecchie. Diritte significano attenzione, fiducia in sé, sicurezza ma anche studio della situazione e prontezza a un'eventuale reazione. Abbassate indietro indicano insicurezza, paura, che può tradursi tanto in sottomissione quanto in attacco. Estremamente tese in avanti segnalano una forte tensione e quindi una notevole disponibilità all'attacco. Tutti significati che vengono confermati dalle alterazioni dello sguardo che sono sintomatiche. Sguardo fisso e attento indica minaccia, basso e sfuggente esprime paura e tendenza alla sottomissione, assente e apatico spesso è sintomo di malessere organico. Anche la coda viene ampiamente utilizzata per scopi diversi, essenzialmente assolve due funzioni principali: segnalare visivamente un'intenzione o uno stato d'animo e scoprire od occultare la zona anogenitale. Nel primo caso, lo scodinzolare ampio, regolare e vivace indica allegria, disponibilità al gioco, attesa o richiesta di attenzioni. Una coda alzata, tesa e vibrante esprime tensione interiore e incertezza nel classificare la situazione. Alta indica dominanza, bassa sottomissione. Nel secondo caso, la funzione della coda è connessa alla sua capacità di rendere o meno accessibile ai simili la zona posteriore, sede di particolari ghiandole in grado di emettere un odore che rappresenta una sorta di carta d'identità del cane. Pertanto un animale dominante avrà particolare interesse a rivelare la propria presenza e il proprio rango sociale, permettendo agli altri di fiutare l'area interessata, mentre il soggetto sottomesso tenderà a mascherare l'inequivocabile segno del proprio status abbassando la coda. L'udito è un senso estremamente sviluppato e permette al cane di ricevere segnali acustici non percepibili dall'orecchio umano. È un tipo di comunicazione molto utilizzato, che offre anche il vantaggio di poter essere sfruttato per coprire notevoli distanze. La varietà di vocalizzazioni emesse dal cane è nota, dal semplice abbaio al ringhio, al guaito, all'ululo, al latrato e così via. Ognuna ha un significato ben preciso, la cui comprensione è fortemente radicata nell'istinto della specie, nel senso che non viene acquisita, ma è innata in ogni soggetto. L'uomo è sprovvisto di orecchie da drizzare o di coda da agitare per trasmettere al cane determinate informazioni, però può insegnargli il significato della parola con l'esercizio e l'esperienza, associando a un suono un comportamento o una reazione. Perciò è sempre importante utilizzare le stesse parole e gli stessi gesti per esprimere le stesse cose. Comandi, ordini, divieti, richiami, gesti, fischi dovranno essere unici e inequivocabili. Solo così il cane potrà associare ognuno di essi a un preciso significato. Un cane di carattere forte come il pitbull deve essere abituato sin da cucciolo a rispettare alcune elementari norme di convivenza e a obbedire ai primi fondamentali comandi, poiché solo su tali basi può essere impostato un corretto rapporto con la famiglia che lo adotta e solo tali condizioni consentono un futuro addestramento a compiti più specialistici. I comandi devono essere impartiti con parole brevi e allo stesso ordine deve essere sempre associata la stessa parola. Solo così il cane sarà in grado di capirne il significato. A ogni fase della vita del cane corrisponde un ciclo adatto di educazione. Il cucciolo di 2-3 mesi deve essere educato alle prime elementari norme di convivenza con il padrone, sporcare fuori casa, non salire sui divani, sui letti e così via. Successivamente, fino a un'età di 8-9 mesi, può seguire una sorta di preaddestramento. Questo è il periodo più delicato, poiché il cucciolo è desideroso di apprendere, ma è anche molto esigente. Sta assimilando l'idea che l'esistenza è organizzata in strutture gerarchiche e avverte la necessità di trovare la propria collocazione all'interno della scala sociale. È il momento in cui il padrone deve dimostrare di essere un valido capobranco, se non vuole essere privato del comando. In questa fase il giovane cane completa la propria educazione e può cominciare a lavorare con il padrone a una serie di esercizi che gli vengono insegnati come per gioco, per esempio il riporto. Tirategli il suo giocattolo preferito e ordinategli porta, premiandolo all'arrivo. Poi nascondete il suo giocattolo affinché lo possa ritrovare solo con l'olfatto. Dopo gli 8-9 mesi il cane può cominciare l'addestramento di base perché è maturato a sufficienza per poter apprendere ed eseguire praticamente qualsiasi tipo di esercizio. Tuttavia, solo verso i 12-14 mesi, quando il suo sviluppo fisico e psichico è completo, lo si può sottoporre al vero e proprio lavoro di addestramento. L'atteggiamento del padrone nell'addestrare il cane è di fondamentale importanza per la buona riuscita dell'insegnamento. Le doti richieste sono essenzialmente pazienza, costanza, fermezza, coerenza e tranquillità. Scopo delle lezioni è ottenere un soggetto estremamente riflessivo, in grado di capire da solo come e quando intervenire, ma contemporaneamente anche pronto a fermarsi al primo cenno del padrone. In linea di massima questo programma comprende i seguenti esercizi: prima educazione, esecuzione perfetta del richiamo, impeccabile condotta con e senza guinzaglio, seduto, terra, guardia, difesa. Il primo comando da insegnare è il no. Se impara alla perfezione a obbedire a questo comando, non sarà mai necessario utilizzare una qualsiasi forma di violenza per impedirgli di compiere una determinata azione. Il modo migliore per insegnare questo al comando consiste nel distrarlo, per esempio provocando un rumore mentre sta facendo qualcosa di sbagliato. Quando si ottiene la sua attenzione, si esclama un secco no e lo si invita verso di sé. Se il cucciolo arriva, deve essere lodato, accarezzato ed elogiato. Se dovesse tardare a obbedire, si può utilizzare il metodo della cordicella legata al collare, con cui tirarlo in modo deciso mentre si pronuncia il comando no per convincerlo a smettere. Capito perfettamente il comando no, potrete usarlo per insegnargli molte altre cose, per esempio a non saltarvi addosso, a non rosicchiare tappeti e pantofole, anche se ciò costituisce una necessità fisica per il cucciolo quando cambia i denti e sente un gran fastidio in bocca. È quindi inutile castigarlo, meglio un bel no e sostituire la pantofola con un giocattolo o un osso. L'altro ordine basilare a cui il cucciolo deve obbedire senza esitazione è il richiamo. Bisogna chiamarlo associando al suo nome le parole "vieni qui", cominciando ad abituarlo a tale comando ogni qualvolta sta venendo per conto suo verso il padrone. Gli si può anche legare al collare una cordicella abbastanza lunga, mettersi a distanza e chiamarlo per nome, e se non dovesse obbedire lo si può tirare leggermente, sempre ripetendo il comando senza rincorrerlo, anzi semmai fingendo di abbandonarlo allontanandosi in direzione contraria. Ogni volta che arriva dal padrone, anche in ritardo, deve essere lodato e premiato con un biscotto. La prima norma di convivenza a cui abituarlo è quella di fare i propri bisogni all'aperto. In genere sono sufficienti pochi giorni per ottenere risultati positivi. Uno dei metodi più collaudati consiste nell'alimentarlo a orari rigorosamente fissi e nel portarlo nel luogo prescelto immediatamente dopo il pasto o dopo un sonnellino. Nello stesso luogo deve essere condotto ogni qualvolta si sospetti che desideri liberarsi. Spesso accade dopo una buona bevuta o al termine di lunghe corse o forsennati giochi. Quando sporca nel luogo giusto, deve essere esageratamente lodato, accarezzato e coccolato in modo che capisca di aver eseguito un compito apprezzato dal padrone. Tale convinzione è per lui talmente gratificante da spingerlo a ripetere l'azione. Al contrario, non serve punirlo in ritardo se ha sporcato nel posto sbagliato. Si deve intervenire quando si coglie il cucciolo sul fatto, proprio mentre si accinge a sporcare dove non dovrebbe. Per bloccarlo è sufficiente un secco no, con voce ferma e decisa. Contemporaneamente lo si prende in braccio e lo si porta all'aperto nel solito luogo. Quando il cucciolo ha imparato a rispondere al richiamo senza esitazione, gli si può insegnare ad assumere le posizioni di seduto e terra. L'obiettivo di questi comandi è abituare il cane a capire il nome di posizioni naturali che già da solo assume parecchie volte durante la giornata, in modo che impari a eseguirle a comando. Anche qui vale il metodo di pronunciare l'ordine seduto quando stanco spontaneamente sta già per sedersi. Quindi, per completare l'associazione comando-posizione, lo si può sistemare premendo la groppa con una mano, mentre gli si ripete dolcemente il comando seduto. Continuare l'esercizio finché l'avrà assimilato. Poi, dalla posizione di seduto, spostandogli in avanti le zampe anteriori, gli si può insegnare il comando terra. Si ricordi sempre che carezze e complimenti sono la migliore ricompensa dell'esecuzione dell'ordine. Un'abitudine un po' più difficile da insegnare, ma che con calma e pazienza verrà ben presto assimilata, è quella di camminare al guinzaglio. È importante che il cucciolo si abitui presto al collare e al guinzaglio e che impari a camminare a fianco del padrone senza tirare in continuazione. Il collare gli deve essere infilato all'inizio solo per poco tempo e magari mentre è distratto da qualcosa d'altro, come il gioco o il cibo. A poco si abituerà a portarlo senza provare fastidio. In seguito lo si può attaccare al guinzaglio. Il cane lo deve accettare non come uno strumento di imposizione e di limitazione dei suoi movimenti, ma come un'estensione del braccio del padrone che serve per andare a spasso con lui. Ogni qualvolta il cucciolo tira, il padrone si deve fermare, chiamarlo a sé attirandone l'attenzione e invertire il senso di marcia. È utile abituare già sin d'ora il cane a camminare sul fianco sinistro del padrone, poiché tale condotta sarà utilizzata per addestrarlo da adulto. Quando avrà imparato bene la condotta al guinzaglio corretta, provate a togliergli il guinzaglio e a esercitarlo a camminarvi al fianco sinistro libero, sgridandolo se non sta al passo. L'addestramento alla guardia si basa sullo sviluppo del naturale istinto del cane alla vigilanza e difesa del territorio. Il cane dovrà quindi essere lodato dal padrone ogni qualvolta segnala, abbaiando, l'avvicinarsi di estranei. Occorre tuttavia che impari a distinguere chi può e chi non può entrare nel territorio sotto la sua sorveglianza. Il primo risultato da raggiungere è pertanto ottenere che il cane abbai all'arrivo di qualsiasi estraneo e che attenda a un ordine del padrone, per esempio il seduto, per calmarsi. Dovrà quindi imparare a bloccare l'intruso senza aggredirlo. Il secondo passo è la parte più difficile del lavoro. Bisogna insegnare al cane il comportamento da tenere in assenza del padrone, vale a dire minacciare chiunque si avvicini e immobilizzarlo. Anche in questo caso si procede per gradi. Inizialmente il padrone finge di non essere presente, ma è pronto a intervenire. Se il cane si comporta nel modo giusto, appare e lo copre di lodi. Se insegue l'intruso fuori dai confini, deve essere fermato con un ordine secco, per esempio nome, no, resta qui. Poiché il suo compito è solo quello di far fuggire l'estraneo, non quello di raggiungerlo. Se il cane fosse invece impaurito dall'avvicinarsi del malintenzionato, il padrone dovrà comparire provvedendo lui stesso ad allontanarlo. Anche questo tipo di addestramento richiede molta pazienza e disponibilità di tempo, affinché il cane diventi obbedientissimo e quindi estremamente sicuro sotto ogni profilo. Quando il cane ha perfettamente assimilato tutti gli esercizi di obbedienza e di guardia, si potrà iniziare l'addestramento alla difesa del padrone. Non bisogna dimenticare che il pitbull è un cane che può rovinarsi e diventare aggressivo se male addestrato. Quindi, per gli esercizi di difesa, è necessario l'aiuto di un figurante molto esperto che conosca la psicologia della razza e che lo addestri in un campo attrezzato. Il padrone gli metterà un collare di cuoio robusto e porterà il suo amico nel campo d'addestramento dove incontrerà il figurante, che cercherà di provocare il cane attaccando il padrone. Il figurante avrà a disposizione un salsicciotto che il cane potrà addentare e sul quale potrà insegnargli a mordere a bocca piena, non con gli incisivi. Poi il figurante si proteggerà il braccio con la manica e si nasconderà dietro un riparo. Quando il cane e il padrone si avvicineranno, ne uscirà di sorpresa con fare minaccioso, stimolando così l'istinto di protezione del cane, che assalirà il figurante. Questi, dopo una breve lotta, almeno per le prime volte, gli lascerà prendere la manica. Sarà necessario ripetere provocazione e attacco improvviso finché il cane avrà imparato a reagire perfettamente. Se all'ordine lascia non dovesse lasciare la presa, sarà opportuno che per le prime volte intervenga il padrone, aprendogli la bocca per mostrargli cosa deve fare. Poi sarà il figurante ad obbligarlo in modo deciso ad aprire immediatamente la bocca al comando "lascia". È importante che fin da cucciolo il cane impari a lasciarsi manipolare, lavare, pulire occhi e orecchie, tagliare le unghie, spazzolare, in modo tale che da adulto si lasci toccare senza reagire pericolosamente. Particolare attenzione va prestata al mantello. Il pelo deve essere sempre pulito e lucido, va spazzolato spesso e controllato per evitare la diffusione di parassiti. La spazzolatura comincia dalla testa e procede seguendo il verso del pelo. Il cane deve essere posto a un'altezza comoda per il padrone e tenuto il più possibile fermo, in quanto l'operazione deve poter essere svolta con calma e accuratezza. Una periodica e accurata spazzolatura limita molto la necessità di effettuare un bagno completo, che oltre a essere poco gradito dal cane, se troppo frequente asporta le naturali sostanze che impermeabilizzano il pelo. In genere, un bagno ogni 3-4 mesi è più che sufficiente per annullare il caratteristico e pungente odore del cane sporco. Anche se un prato sarebbe il luogo ideale in cui effettuare l'operazione, scegliendo le giornate e i momenti più caldi, si può usare in un appartamento una vasca di plastica con acqua tiepida e l'apposito shampoo in vendita nei negozi specializzati. Si lavi completamente il cane lasciando la testa per ultima, facendo attenzione a non far penetrare lo shampoo negli occhi. Una volta risciacquato bene, in modo che non rimangano residui di detergente sul pelo, si tolga il cane dalla vasca e lo si avvolga in un asciugamano. Quindi lo si frizioni bene in modo da asciugarlo quasi completamente. L'ideale sarebbe che potesse asciugarsi definitivamente sdraiato al sole. In ogni caso fate attenzione che non prenda freddo finché l'umidità non sarà del tutto evaporata. Se il cane viene lavato in casa lo si può asciugare direttamente con il phon. Periodicamente va effettuata anche la pulizia di occhi e orecchie. Per gli occhi è sufficiente utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di acqua borica. Per le orecchie un classico cotton fioc usato delicatamente e un apposito liquido atto a sciogliere l'eccesso di cerume. Se il cane fa poco movimento è probabile che anche le unghie debbano essere periodicamente controllate ed eventualmente accorciate, non consumandosi naturalmente nell'attrito con il terreno. È inutile sottolineare che in tal caso è colpevole il padrone, che dovrebbe provvedere ad aumentare la durata delle passeggiate quotidiane. Anche la bocca deve essere esaminata di tanto in tanto. Depositi di tartaro sui denti possono essere asportati dal veterinario durante la periodica visita di controllo. Sarà lo stesso veterinario a controllare lo stato di salute generale del cane, a effettuare i richiami delle vaccinazioni e a prescrivere eventuali trattamenti vermifughi o antiparassitari. Salvo particolari diverse indicazioni, un paio di visite annuali sono sufficienti a tenere adeguatamente sotto controllo la salute del vostro pitbull. Avere un pitbull per amico è un'esperienza coinvolgente perché è un cane eccezionale, dotato di una tempra, una forza, un coraggio e un carattere senza pari, che necessita però di un padrone capobranco, presente e severamente amorevole, che lo sappia addestrare con pazienza e fermezza per renderlo equilibrato, sereno e felicemente domestico, e soprattutto che sappia farsi obbedire senza esitare pur trasmettendogli affetto. Così sarà un cane felice e responsabile con cui sia possibile instaurare una lunga e serena convivenza piena di soddisfazioni. Dall'Active Drink. Noah, le parfum prodige de Cacharel. E da oggi questa elegante soft bag ti aspetta nelle profumerie Cacharel all'acquisto di un profumo Noah. Adriana sta meglio. Ora voglio vedere la bambina. È la vita di Sara che è ancora più